il dottor Francesco Benevolo, che è direttore operativo di RAM. C'è un tema di focalizzazione, no? Di politiche per le autostrade del mare e per tutta la logistica sostenibile. Innanzitutto consentitemi di fare i complimenti per questo studio, anche da professore universitario agli amici della Bocconi che ben conosciamo, perché prima ci siamo soffermati sulla noiosa metodologia che però per me è stata molto interessante, una metodologia molto seria, molto, molto scrupolosa anche su dati ufficiali e anche sul senso di questa collaborazione. Mi complimento anche con il gruppo che l'ha commissionata, perché è importante che anche chi fa logistica in queste modalità, anche diciamo con questi tassi di crescita così elevati, comincia a occuparsi seriamente di tutti i fenomeni di intermodalità. L'intermodalità ferroviaria già l'avete sperimentata, adesso la nuova strada dell'intermodalità marittima è sicuramente un nuovo obiettivo. Quindi i miei complimenti per questa analisi, di cui faremo tesoro anche noi per le future collaborazioni. Le politiche sono importanti, le politiche sono molto importanti, secondo me. Mi piace ricordare, visto che siamo il 12 marzo del 2024, che 20 anni fa, il 17 marzo del 2004, alla stazione passeggeri del porto di Napoli, fu inaugurata la creazione della RAM, la società che io ho piacere e l'onore di dirigere. 20 anni fa esattamente, venivamo da un periodo piuttosto così, piuttosto frammentato di autostrade del mare. C'erano stati progetti degli anni 70, Bernabei che voleva fare con le autostrade la circumnavigazione dell'Italia per fare anche turismo, c'era stato il progetto Finmare, le due direttrici, quindi fare dei pendolini sul Tirreno e sull'Adriatico, anche con partenze ogni 4 ore, dicendo tanto poi si riempiranno perché una volta che tu sai che parte la nave arriveranno anche i camion. C'era stato, non dimentichiamolo, il progetto Benetton del 2001, quando una mattina ci svegliammo in 16 porti, arrivò una lettera di un imprenditore che disse: "Datemi questo termine al preciso, io costruirò le autostrade del mare proprio sul modello delle autostrade vere e proprie". Dopodiché ci fu l'Europa che nel 2004 con il gruppo Van Miert inserì le autostrade del mare per la prima volta come Motorways of the Sea, progetto 21 delle reti TEN. Le autostrade del mare divennero una politica vera, infrastrutturale, seria, europea. E in quel caso il governo italiano, secondo me con una scelta lungimirante, visto che l'Europa aveva messo sul piatto 1 miliardo e 800 milioni per le infrastrutture per le autostrade del mare, creò la RAM proprio con il compito di promuovere il programma delle autostrade del mare. Ripeto, erano gli albori. Mi ricordo che la Civitavecchia a Barcellona era poco più che un esperimento, anche un esperimento molto avventato, quasi si diceva sì, vabbè, mo adesso mettiamo le navi tra Civitavecchia e Barcellona. Era l'epoca in cui l'Europa, diciamo, attraverso le politiche, in qualche modo, con politiche costruttive, diciamolo, con le reti TEN, finanziò le infrastrutture, con il programma Marco Polo finanziò la start-up di nuovi vettori. L'Italia, con il vecchio Ecobonus dal 2007 al 2010, finanziò lo sviluppo delle autostrade del mare. Erano gli anni in cui si stava rifacendo la Salerno-Reggio Calabria. L'Italia era letteralmente spaccata in due e riuscimmo ad ovviare. L'esito di queste politiche, per l'appunto, è stato un orgoglioso già nei primi anni dopo il 2010, più 5% di intermodalità strada-mare rispetto al tutto strada, una vera politica attiva che aveva avuto un grande successo. C'è stata poi un'inerzia sicuramente spinta Più da che fare, si ulteriori può dire, incentivi no? del Abbiamo governo, tempo ma nel anche e darti la parola. soprattutto dagli imprenditori che hanno investito, le imprese di autotrasporto che si sono, vedo lì anche in platea, molti imprenditori dell'autotrasporto che hanno costruito delle vere e proprie flotte, hanno ragionato di logistica sulla scorta di questi incentivi, quindi hanno cominciato a costruire dei veri e propri gruppi che continuano tuttora a fare logistica e innovazione. E l'intermodalità, come ci dimostra oggi questo studio, è ancora un fattore fortemente vincente. Non so chi si ricorda, ma leggendo lo studio che Primo Oliviero mi ha cortesemente anticipato, mi veniva in mente Rinoceronte verso Elefante. Vi ricordate la sfida che era stata fatta 20 anni fa, partendo da Palermo e arrivando a Genova,
con una nave e con un camion tutto strada. Quindi si partirono nello stesso istante e si vide quando arrivavano a Genova e si fece appunto questa sfida per dimostrare il valore dell'intermodalità. Le politiche sono quindi importanti, è fondamentale sostenere con una linea anche molto chiara. Prima nella tavola rotonda prima si diceva che il segnale di incentivazione deve essere anche un po' strutturale, non deve essere episodico. Gli operatori devono sapere bene qual è la direzione che si intende prendere e devono essere anche piuttosto coerenti. Oggi purtroppo le politiche europee ci stanno mettendo di fronte a una spinta un po' contraddittoria. Questa scelta di grande sostenibilità, che può avere sicuramente alcuni punti vincenti, rischia di creare un backshift modale davvero pericoloso per quanto riguarda l'intermodalità strada-mare. Se i costi del trasporto marittimo dovessero incrementare eccessivamente o se per limitare i costi si dovessero ridurre eccessivamente le velocità commerciali delle navi, si rischia di dover ridurre i servizi, aumentare i prezzi e quindi avere un ritorno sulla strada di molti camion. Ma non solo, perché non abbiamo solo l'ETS, abbiamo anche tutta la nuova regolamentazione FTI, abbiamo tutta la direttiva NIS2, tutto sulla cyber security, abbiamo la direttiva sul trasporto combinato che sta in discussione, che non vorrei venisse anche un po' sottovalutata, perché nel momento in cui poi dopo dovessero essere davvero ammessi sulle nostre strade e finanziati in maniera, sapete, no Oliviero, sai bene quanto la nuova direttiva sul combinato premia i risparmi di CO2 e non l'intermodalità, ma il risparmio di CO2 si potrebbe anche ottenere con dei mezzi molto molto grandi che circolano sulle strade, e sulle nostre strade automezzi molto molto grandi potrebbero essere davvero molto molto rischiosi. Inoltre ricordo che a fine aprile, metà aprile, la Commissione europea comincerà a diramare il nuovo regolamento per incentivare in maniera semplificata l'intermodalità sostenibile. Sarà una leva preziosa per tutti noi per poter avere un'azione ancora più stringente. Ecco allora che io credo che questo studio ci dia un segnale fondamentale. Dopo 20 anni, dopo rinoceronte verso elefante, abbiamo quest'altra pietra miliare scientifica che ci consente di ulteriormente valorizzare l'intermodalità strada-mare e le autostrade del mare. Ci dobbiamo sempre ricordare da dove venivamo e come in così poco tempo abbiamo fatto così tanta strada con le autostrade del mare. Oggi il traffico commerciale tra Italia e Spagna viaggia sostanzialmente più per mare che per terra e quindi la scommessa è stata ampiamente vinta. Però dobbiamo lavorare molto sulle politiche e quindi anche le osservazioni che ho per ora superficialmente letto, le policy che vengono suggerite nello studio, sono sicuramente utili. Ben venga il Simodal Shift, quindi l'incentivo, la linea chiara di aiuto del governo in maniera anche più strutturale a sostenere le autostrade del mare. Ricordiamo anche gli investimenti, si parla di digitale nello studio, la digitalizzazione è una leva, il Vice Ministro sa benissimo, perché ci sollecita quotidianamente ad accelerare su questo progetto con fondi PNRR, sono 250 milioni che stiamo erogando proprio per la digitalizzazione dei porti, degli interporti, delle imprese di logistica, delle imprese di trasporto, quindi si sta lavorando molto su questo e ovviamente anche sulle competenze, la formazione rimane un altro asset fondamentale. Quindi io credo che le politiche possano e debbano accompagnare, è stato dimostrato come politiche lungimiranti hanno accompagnato molto lo sviluppo delle autostrade in questi 20 anni, ritengo che adesso sia importante e delicato questo passaggio perché c'è una certa incoerenza tra le politiche che sono in atto e se non riusciamo ad allinearle rischiamo che con una mano aiutiamo l'intermodalità, con l'altra prendiamo a bastonate l'intermodalità e l'effetto potrebbe essere davvero negativo per tutti.